Alberto, la prima cosa era reagire dopo Imola e direi che da questo punto di vista missione compiuta. Avete giocato alla pari contro una super squadra, forse alla fine si recrimina per quelle percentuali semivergognose dalla lunetta nel tiro da tre punti. Sì, diciamo che il primo passo è stato fatto, che era quello di fare una partita vera contro una squadra, contro due squadre, perché la Fortitudo, come ho detto in settimana, è come se avesse due squadre a disposizione. Quindi quello era quello che ci interessava. È chiaro che comunque rimane l'amaro in bocca per il resto, perché questi sono due dati importanti che hai appena citato. E questa palla che non va dentro, ci sono già dei precedenti anche nelle scorse settimane, questo fa aumentare un po' la rabbia, perché soltanto un minimo di mira in più da tre, soprattutto dalla lunetta dove sono stati sbagliati 11 tiri liberi in un testa a testa contro la Fortitudo, qualche altro errore gratuito, il terzo tempo di Moreno mi viene in mente, il tecnico alla panchina avversaria non sfruttato in pieno, cioè alcune cosine che magari si metteranno a posto nel tempo. Sì, direi che insomma, abbiamo avuto dei problemi di percentuale nella scorsa partita, non certo nella prima per quanto riguarda il tiro a tre punti. Per quanto riguarda i tiri liberi evidentemente stiamo ancora, cioè, ovviamente non spero che non faremo peggio, però abbiamo una situazione probabilmente anche di emotività in certi momenti che ci condiziona, perché non c'è un'altra spiegazione evidentemente, quindi quello spero che lavorando ci possa dare una mano. Niente, io credo che la differenza sia data da, in questa partita qui, dai dettagli. Dettagli che hanno permesso alla Fortitudo di essere brava a fare il canestro al momento decisivo, a sfruttare un errore al momento decisivo. Noi in questo siamo un po' meno bravi. Comunque dobbiamo guardare avanti e avere di fronte un pochettino il futuro su questo. Cioè, passa per questi, per queste situazioni qui, per questi passaggi non a vuoto. Ho in mente due o tre episodi molto, molto chiari, anche il canestro concesso da sul meno due in contropiede, canestro di fallo, quindi sono errori grossi che si possono correggere solamente con la marga, ma con il lavoro. Mi auguro di poterlo fare rapidamente. Non siamo in questo momento nelle condizioni per fare un ottimo lavoro settimanale. Questa settimana abbiamo fatto molta fatica, speriamo la prossima settimana di poter fare meglio, ma questo è un passaggio fondamentale, altrimenti rimaniamo una squadra con potenzialità teoriche, invece per andare nella pratica significa eliminare tutti questi errori qui. Senti, a questo proposito il Presidente prima in conferenza stampa ha detto che si sta cercando un giovane per completare la rosa, basta? In questo momento io devo prima analizzare la partita, cioè ci manca anche che parliamo di giocatori diversi da quelli di questa squadra. Io dico, questa squadra per colmare teoricamente un gap rispetto alla Fortitudo deve migliorare questi dettagli. Se Matteo Bonicioli, che era qui presente prima, ha detto che la sua squadra ha bisogno di lavorare la prima settimana che hanno fatto il lavoro insieme con gente di quella qualità lì, figuriamoci la nostra, che ha dei giocatori che arrivano dalla B, ha dei giocatori che l'anno scorso comunque sono stati in una realtà come questa, arrivando a un passo dai play-out. Quindi è evidente che dobbiamo lavorare il doppio degli altri per poter avere dei buoni risultati sotto questo punto di vista. Spero che la salute ci dia una mano nel prossimo periodo, perché ovviamente non possiamo anche subire piccoli intoppi, chiaramente. Senti, si può ripartire in vista della trasferta di Mantova dalla cosa migliore che secondo me la tua squadra ha espresso questa sera, che è stata la grande capacità di reagire, l'ha detto anche Bonicioli poco fa, nei momenti più difficili sembrava la partita scivolar via e per almeno tre volte la squadra ha reagito, segno che comunque ha tante risorse che per il futuro a partire da Mantova debbono essere capisaldi. Sì, questi siamo stati noi fino a domenica scorsa e quindi è evidente che vogliamo ritrovarci continuativamente su questa falsa riga lì. Qui però è chiaro che ogni settimana sarà un test sempre più impegnativo e soprattutto a questo punto della stagione la maturità deve aumentare in maniera esponenziale, anche nei piccoli dettagli, in maniera esponenziale. Quindi dobbiamo pensare che andremo avanti
così, solo se miglioriamo questi dettagli, andremo avanti così ancora altre partite sbagliando dei tiri liberi e dobbiamo riuscire a portarle a casa lo stesso. Andremo avanti così, questo è una cosa che voglio sottolineare, ma però premetto subito, né come scusante per la partita persa, né per dire che abbiamo perso per l'arbitraggio. Io però approfitto di questo frangente per ricordare che se gli arbitri che arbitrano questo campionato ancora continuano a non conoscere i giocatori, prima ancora del regolamento, non si va lontano. Quando dico conoscere i giocatori significa delle situazioni chiare, perché oggi sono stati dei fischi al contrario in maniera facile, poi non abbiamo perso per, magari per questo, però non può esistere che alla terza giornata di campionato ancora ci siano dei giocatori che non conoscono, scusate, degli arbitri che non conoscono le capacità e i trucchi dei giocatori. Io ho allenato l'anno scorso sia Amici che Brian. Brian non riusciva mai a giocare per i falli in attacco, qui si è mosso in tutti i modi, non è stato fischiato un fallo in attacco. Mai call, può essere simpatico a chi volete, però è stato il miglior rimbalzista offensivo di netto della stagione scorsa. Cosa c'è di strano se prende un rimbalzo? Per deve essere per forza fallo? Senza parlare poi del fatto che giustamente una squadra come Fortitudo, che può ruotare tutti questi giocatori, mette in campo giocatori per fare i falli, per spendere i falli. Noi non lo possiamo fare, chi esce per falli? Fantoni e Molinaro. Questa è una cosa inconcepibile sulla conoscenza dei giocatori. Poi, ripeto, l'errore ci sta, avremmo perso lo stesso, però come noi ci facciamo il culo durante la settimana per conoscere gli avversari, bisogna che anche queste persone qui si allenino mentalmente tutta la settimana anche per arbitrare dei professionisti, perché fino a prova contraria siamo qui tutti per scannarci per una vittoria, siamo tutti professionisti. Quest'anno sarà una stagione dove un canestro fa una differenza enorme e quindi non esiste una situazione di questo genere. Ribadisco, se noi non miglioriamo i dettagli non vinceremo le partite, se avremo questo trattamento qui faremo fatica a essere intelligenti a vincere la partita, perché Matteo, sottolineo che ha detto una cosa molto giusta, loro sono stati più bravi in quel momento lì a tenere in Elvis Aldi anche quando alla fine non è stato fischiato niente, quindi questo è un merito loro e noi dobbiamo migliorarci e adeguarci anche a questo tipo di arbitraggio. E tiri liberi magari continueremo a sbagliarli, però vogliamo vincere lo stesso le partite.